Con lo slogan People Not Profit, oggi è tornato lo sciopero globale per la giustizia climatica e sociale indetto da Fridays for Future. Questa mattina a Pescara giovani e studenti di varie associazioni hanno partecipato al corteo cittadino che è partito da Piazza della Rinascita e è arrivato fino alla Madonnina del Porto. Tante le associazioni che hanno aderito alla manifestazione in cui è stato chiesto di accelerare e non rallentare la transizione ecologica. Abbiamo scelto di scendere in piazza anche noi da Pescara, perché sono anni che chiediamo azioni da parte dei governi e questa cosa non accade. Adesso diciamo basta, perché non è possibile. Diciamo basta al combustibile fossile, a finanziare multinazionali che utilizzano il greenwashing, ma in realtà utilizzano ancora il combustibile fossile. Ci vuole effettivamente una transizione ecologica, perché oramai viviamo effettivamente all'interno della crisi climatica. Noi chiediamo anche che vengano fatte queste tematiche a scuole e nelle università, non basta la classica lezione, ma che ci siano anche degli spazi ecosostenibili. Ad esempio si può partire con i trasporti pubblici, quando gli studenti si spostano principalmente per andare a scuola e nelle università attraverso i trasporti pubblici, e quindi chiediamo anche dei trasporti ecologici.